presidente d'Ancona con famiglia, e quindi ho avuto modo di apprezzare quell'operosità e quella, diciamo, serietà e quell'essere per bene di questa regione, che è una qualità oggettivamente, forse vista dall'esterno, si riesce ad apprezzare con maggiore oggettività rispetto a chi, diciamo, la ritiene naturale perché fa parte di se stessi. È importante sentire il punto di vista di chi conosce le Marche perché è qui per lavoro già da qualche anno e ne apprezza le sue caratteristiche, insomma, anche le sue potenzialità. Immagino che voi, essendo il project partner di pubblicità, perché ci credete come banca, anche perché lo sappiamo, le banche non fanno niente per niente, quando andiamo a bussare spesso le porte sono chiuse, o non lo so, Rubi sarà invece generosa, però tante volte quando si va a chiedere un punto, allora quando la banca invece si mette a capo fila di un progetto è perché crede nelle sue potenzialità. Ma in questi giorni, diciamo, essere rappresentante di una banca non è proprio il periodo migliore, però anche qui non facciamo di tutto l'erba un fascio. Siena è lontana, Siena è, diciamo, ogni famiglia può avere, diciamo, la propria banca. No, io credo che il valore vero di pubblicità si collega ad alcune considerazioni che sono state fatte prima. Una piccola contestualizzazione economica, anche dato il mio ruolo. Noi siamo in un periodo oggettivamente di crisi che è partita nel 2008 e che di fatto è entrata nel suo sesto anno di crisi profonda, ma che è frutto, al di là di qualche stortura italiana che purtroppo non ci facciamo mai mancare, ma è frutto di movimenti macro di redistribuzione della ricchezza che sono inevitabili e sono irreversibili. Un dato, secondo me, abbastanza significativo è quello di vedere come si muove la ricchezza prodotta nei vari continenti del mondo. Se noi guardiamo 30 anni indietro, i paesi occidentali, e per paesi occidentali intendiamo l'Europa non ex blocco comunista, Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone, producevano il 90% della ricchezza mondiale. Nel 2013, quindi a soli 30 anni, questo 90% è sceso al 65-70%, e le previsioni dicono che nel 2030 i paesi in via di sviluppo produrranno il 50% della ricchezza mondiale. Quindi dal 1980 al 2030, in soli 50 anni, ci sarà un'incidenza della ricchezza prodotta dai paesi non occidentali che dal 10% passerà al 50%. Questi sono movimenti irreversibili di ridistribuzione della ricchezza che sono alla base della crisi che stiamo vivendo. Però questi movimenti hanno anche delle grandissime opportunità, e tipicità è il classico esempio di come si possono sfruttare queste opportunità, perché la globalizzazione comporta un grandissimo allargamento dei mercati, la possibilità di vendere prodotti in tutto il mondo e la possibilità di attirare sui nostri territori turisti che arrivano da tutto il mondo. In un anno di crisi, qual è stato il 2012, i turisti stranieri arrivati in Italia sono cresciuti del 7%. Quindi vuol dire che la globalizzazione crea delle opportunità. Per cogliere queste opportunità è fondamentale quello che prima diceva il Presidente Solazzi: far sapere, far conoscere. E in questo Tipicità credo sia proprio l'esempio migliore e di maggior qualità di iniziative di questo tipo all'interno di questa regione. Credo sia oggi il contenitore, la vetrina di maggior valore. Noi la seguiamo, penso, Angelo, da quando è nata più o meno, quindi siamo qualche anno fa, insomma, comunque io probabilmente ero ancora su libri di scuola, però oggettivamente la accompagniamo come banca da tempo, ma riteniamo che oggi sia veramente ancora più importante di quando è nata, perché questo elemento della comunicazione è veramente l'elemento chiave per sopravvivere e per uscire dalla crisi. Questa è un'iniziativa che dimostra che spesso c'è tanto di buono che non si conosce, quindi veramente tiriamo su tutte queste buone notizie che in giro ci sono e che vengono poco pubblicizzate, e facciamo sì che Tipicità sia veramente un canale per questa regione per sviluppare questa percezione di ottimismo consapevole, che abbiamo veramente tanto bisogno. Grazie a tutti.